Bentrovati, benvenuti all'ex convento di San Francesco per Teatralmente, una iniziativa che mette insieme tante associazioni, tanti territori della provincia di Agrigento. È un'iniziativa che io non vi spiego nel dettaglio, perché ovviamente ci saranno i referenti che lo faranno sicuramente meglio e che vi spiegheranno da cosa e da dove parte questo progetto. Vi dico soltanto che sono 5 le realtà coinvolte, oltre a Sciacca, da cui parte questa sera la prima rappresentazione teatrale. Ci sono anche Favara, Agrigento, Aragona e Campobello di Licata. Un progetto che mette insieme ragazzi speciali e normodotati in tutte queste realtà e che vedrà 5 rappresentazioni teatrali. Io invito a raggiungermi qui sul palco i rappresentanti delle diverse realtà e tutti coloro poi che nello specifico nella realtà di Sciacca hanno aiutato e hanno reso possibile questo progetto. Invito a raggiungermi Mariella Schifano, che è la coordinatrice del progetto Teatralmente, il rappresentante della cooperativa Arcobaleno di Sciacca, Marco Mustacchia, la signora Cristina Sutera del gruppo scout Agesci, Aurelia Lalicata, direttore artistico dell'associazione di danza, scuola di danza La Danza, Pippo D'Antoni, presidente dell'associazione teatrale La Compagnia dell'Isola, l'assessore Gisella Mondino e poi anche il dottor Angelo Giaramita e la referente del progetto Silvia Curreri. Con loro cercheremo, benvenuti a tutti, intanto invito di fare un applauso anche a loro, perché questo progetto grande, che dura da 2 anni, è possibile grazie a loro. Chiedo innanzitutto alla signora Schifano, benvenuta. Lei un po' ha messo insieme tutte queste realtà, perché ha voluto e da dove nasce Teatralmente? Grazie, buonasera a tutti innanzitutto. Sì, io ho avuto il piacere e l'onore di condurre questi laboratori, 5 i territori coinvolti, progetto Teatralmente, che accomuna, dicevamo, 5 territori e 5 comuni, 5 realtà associative che operano costantemente nel territorio. Da dove nasce? Un giorno, avendo sperimentato all'interno delle nostre associazioni, dove tutti operiamo quotidianamente, ci siamo resi conto che avevamo necessità di fare rete, di metterci insieme e di poter portare avanti il concetto di inclusione, dove per inclusione non intendiamo solo il ragazzo o la persona speciale, e quindi non intendiamo solo i disabili, non intendiamo solo i soggetti affetti da Alzheimer, gli immigrati, ma intendiamo ognuno di noi, insieme, ognuno con le sue potenzialità, ognuno per quello che può e ognuno per quello che sa fare. Abbiamo voluto contaminare, abbiamo utilizzato questo termine per dire: facciamoci conoscere, portiamo i nostri ragazzi in scena, facciamo sì che noi possiamo essere da veicolo per altri, per far sì che tutti insieme possiamo sempre più e sempre meglio dare la possibilità a tutti di vivere la società. Il progetto racchiude, dicevamo, 5 associazioni, che nello specifico sono l'associazione Amici dell'Anfas di Favara, che si occupa di persone con disabilità, l'associazione Agape di Sciacca, che si occupa appunto di ragazzi con disabilità, e ancora il GVV di Aragona, che invece si occupa di ragazzi extracomunitari, l'ACME di Campobello di Licata, che ha in seno ragazzi, persone con disabilità ma anche anziani, ed ancora l'associazione Alzheimer di Agrigento. Insieme abbiamo proposto questo progetto dal titolo Teatralmente, lo abbiamo presentato a Fondazione Con il Sud, che ha ben accolto la progettualità. Tra le altre cose, vengono sempre finanziati e sostenuti progetti che reputano importanti, e nel momento in cui noi ci siamo classificati 6 in Italia, abbiamo l'onore veramente di portare in seno questo progetto e di portarlo sui palchi e di portarlo nei vari comuni.
Che cosa è successo in questi 2 anni? Cercherò di essere breve, anche perché con la cosa di dirmi breve, 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 mi avete un po' scombussolata, perché raccontare 2 anni di storia, 2 anni di vita, 2 anni di emozioni è difficile. Abbiamo realizzato all'interno dei 5 comuni delle vere e proprie officine, dove i ragazzi con disabilità, le persone normodotate, come dicevi poco fa, ragazzi delle scuole, le istituzioni, ci siamo messi insieme. Siamo partiti dalla redazione di un copione, uno di questi lo vedremo stasera e vedremo anche l'assaggio del laboratorio che si sta svolgendo ad Aragona e quello che si sta svolgendo ad Agrigento. Ci siamo messi insieme, abbiamo preparato questi spettacoli. Oggi, dicevo, vedremo quello di Sciacca, ma vi invito a vedere gli altri e successivi nei vari territori. L'intento qual è? L'intento è quello di creare veramente una società inclusiva. Se io non conosco, evito, perché mi fa paura, lo distanzio, lo metto lontano da me. Il conoscere invece ci dà la possibilità di avvicinarsi. Quindi queste 5 realtà stanno portando in scena un laboratorio durato quasi 2 anni, dove all'interno di questa officina, come la definiamo noi, sono stati realizzati copioni, sono stati realizzati costumi, tutto è avvenuto all'interno del laboratorio. Che dirvi? Speriamo che sia ben accolto dal pubblico presente, che devo dire mi emoziona vedere una sala così piena, perché i copioni che vedremo non sono opere che già sono state viste, rivisitate, ma partono dalle emozioni e partono dalle persone che ne hanno fatto parte. Quindi anche questo mi dà una grande carica e una grande emozione. Mi permetto solo, e poi lascio parola agli altri interventi, di ringraziare l'Associazione Agape, di ringraziare nello specifico il presidente che è qua con noi, di ringraziare Pasquale che è il conduttore del laboratorio, di ringraziare Silvia, ne abbiamo viste tante Silvia, tra gioie e tra dolori, tra difficoltà, perché le difficoltà non mancano mai, però ci siamo riusciti, siamo qua, porteremo avanti questo tour itinerante che dura 1 mese e quindi un lavoro abbastanza corposo. Voglio ancora ringraziare Vincenzo Graffeo che ha tanto lavorato all'interno della progettualità, che in questo momento non è presente per suoi problemi personali e per cui chiedo un applauso, perché lo merita, perché ha fatto tanto lavoro e ha bisogno del sostegno di tutti noi. Grazie a tutti, grazie di cuore. Grazie mille, lo dicevo all'inizio, è un progetto che vede la partecipazione di tantissime realtà saccensi e non solo. Chiedo a questo proposito un intervento al presidente della cooperativa Arcobaleno, Marco Mustacchia. Arrivo io. Cosa rappresenta per voi questa serata, questa occasione? Ma intanto per noi è un onore. Abbiamo partecipato con una 15ina di persone, per cui secondo me è un onore, grazie all'Agape, perché ha avuto, diciamo, questo sentimento di coinvolgere anche gli altri, per cui è un progetto veramente bello. Io volevo soltanto dire una cosa: io ho una passione da molti anni, quando ero un po' più giovane ho fatto per 5 anni filodrammatica. Pensare che oggi c'è questo gruppo che fa questo, per me mi riempie veramente di gioia, per cui grazie, e poi questo bel pubblico, veramente grazie a tutti. Grazie mille. Un progetto che ha visto la compagnia dell'Isola firmare, rendersi disponibile per portare in scena un'opera teatrale. Cosa ha fatto Pippo D'Antoni in qualità di presidente della compagnia dell'Isola? Assolutamente sì. Che cosa abbiamo fatto? Io tempo fa, un anno e mezzo fa, ho ricevuto una telefonata dal mio amico Michele Sutera e mi ha detto: ci dobbiamo vedere. Non sapevo di che cosa si trattava. Lì ho pensato che, siccome abbiamo i figli che vanno a scuola assieme, magari non si trattava di qualche cosa di scuola. Invece poi mi ha presentato la dottoressa Curreri, che mi ha prospettato questo progetto, e noi come Associazione Culturale Compagnia dell'Isola, Associazione per il Teatro, siamo stati ben lieti di partecipare e di dare una mano d'aiuto a questo progetto, che io ieri sera ho visto le prove generali e mi sono emozionato. Grazie Pippo. Io passo da dietro perché volevo sentire invece
la voce del gruppo scout rappresentato qui dalla signora Cristina Sutera. Ci saranno anche i vostri ragazzi sul palco? Sì, ci sono i nostri ragazzi, perché per noi prestare servizio nelle varie associazioni è pane quotidiano. Noi abbiamo accolto con molto interesse ed entusiasmo questa proposta, questa iniziativa. Speriamo che i ragazzi l'hanno presa veramente bene, si sono integrati benissimo e hanno avuto un tornaconto non indifferente. La loro gioia, vedere la loro gioia quando fanno la verifica e ci dicono le loro, raccontano le loro esperienze, è qualcosa di unico. Quindi speriamo che questo sodalizio con l'Agape e anche le altre associazioni possa continuare anche in futuro. È un tornaconto sicuramente umano. Aurelia Lalicata, c'è l'associazione La Danza, lei il direttore artistico. Che esperienza è stata questa? Sicuramente è un'esperienza bellissima. Io ringrazio l'Agape, ma perdonatemi, devo ringraziare in prima persona comunque Pasquale Bentivegna, perché ci ha coinvolto in quanto nostro socio. Che cosa dire, per noi la condivisione è un fatto fondamentale. L'arte, lo sport come primo obiettivo hanno quello di condividere e creare chiaramente una società inclusiva. Noi nell'associazione abbiamo alcuni ragazzi speciali che condividono con noi il percorso, e quindi poterlo fare con altre associazioni è un'esperienza che ci ha dato tantissimo. Noi abbiamo preso, non abbiamo dato, abbiamo ricevuto, e abbiamo il piacere che queste cose possano ripetersi per continuare a crescere noi, perché è fondamentale non solo per i ragazzi che sono coinvolti in prima persona, ma proprio per noi adulti, per i genitori, per le famiglie, veramente portare avanti questi messaggi che sono splendidi. Grazie mille. Volevo chiedere un commento a Silvia Curreri, che ha visto nascere a Sciacca con l'associazione Agape teatralmente. Come ti è venuto in mente questo progetto? No, il progetto in realtà è venuto in mente alla signora Mariella, qua, che è accanto a me. Abbiamo accolto noi con piacere questo progetto, anche perché con Mariella già abbiamo fatto diverse esperienze. E quindi, visto che il progetto riguardava appunto l'inclusività, abbiamo cercato di coinvolgere la maggior parte delle associazioni che ci sono qua a Sciacca, che vedo anche qui presente e che ringrazio di essere qui questa sera. E in quanto inclusività abbiamo cercato di creare degli spazi relazionali all'interno del quale appunto i ragazzi hanno potuto ballare, cantare, recitare, quindi sono potuti esprimere liberamente. Quindi appunto sono creati dei laboratori e tutti ci siamo attivati. E con una buona dose di ansiolitici, direi, e di perseveranza siamo riusciti comunque ad essere qua questa sera, a portare avanti il progetto e a rappresentare appunto stasera, a portare scena questa rappresentazione appunto, che è frutto di un confronto e di esigenza appunto di questo gruppo. Che è un gruppo che è stato un gruppo diversificato fin dall'inizio, aperto, flessibile e dinamico. Quindi niente, spero che vi divertirete comunque. Grazie. Assessore, il suo contributo a questa serata bella. Il mio contributo, scusate la voce sgradevolissima, innanzitutto è di un ringraziamento alle associazioni tutte che, seppure immagino tra mille difficoltà, sono riuscite a realizzare questo importante progetto. È un progetto che è espressione di una città che l'inclusione non ne parla soltanto, ma la vuole mettere in atto e la vuole realizzare, e le associazioni di volontariato ne sono la prova, perché collaborano in sinergia con l'amministrazione, in sinergia con tutte le realtà del territorio, perché questo avvenga e avvenga sempre di più e in maniera più significativa. Poi in verità io vorrei soltanto raccontare una mia brevissima testimonianza. Circa 15 giorni fa mi trovavo per caso alla chiesa della Perriera, dove c'era il laboratorio teatrale, e ho avuto la fortuna e il privilegio di vedere questi ragazzi che facevano le prove. Vi posso dire che è il regalo più grande che mi hanno fatto, perché c'era entusiasmo, c'era un laboratorio, ovviamente non immaginavano che da lì a poco sarebbero saliti su questo palco probabilmente, ma c'era una grande frenesia, c'era un grande piacere di fare, e sicuramente questa sera ce ne daranno grande, grande prova. Quindi grazie a tutti quelli che hanno consentito questo importante risultato. Grazie assessore, invito a raggiungermi il dottor Giarramita
presidente dell'associazione Agape. Che mesi sono stati questi per voi? Diciamo di grande difficoltà, di grandi problemi, però che abbiamo portato avanti con spirito, con forza, soprattutto nelle difficoltà. La difficoltà ci ha uniti maggiormente. Abbiamo avuto un coinvolgimento, grazie soprattutto alle associazioni che hanno collaborato con noi, grazie soprattutto alle mamme dei nostri, diciamo, attori, quelli che hanno, si sono sacrificati, diciamo giorno e notte. Però oggi la vostra presenza è veramente importante per noi. Ci spronerà sicuramente ad andare avanti e quindi vi dico grazie, grazie, grazie. Grazie anche, intendo ringraziare principalmente l'ANFAS di Aragon, di Favara, che ci ha coinvolti in questo progetto e quindi che siamo stati onorati di rappresentarle. Speriamo di continuare questo rapporto anche nel futuro. Grazie e buon divertimento a tutti. Grazie mille. Mi permetto di aggiungere, non ne parliamo come un qualcosa che è già finito, ma come qualcosa che ancora deve arrivare. Ok, quindi da oggi costruiremo tante di quelle relazioni, tanti di quei ponti che ci possano facilitare anche nella comunicazione per poter portare avanti l'inclusione. Grazie. Noi siamo disponibili. Che bello. Allora, nell'ottica, e poi chiudiamo questa pagina dei ringraziamenti, occorre anche ringraziare l'Istituto Alberghiero Amato Vetrano che è qui stasera e che ci dà l'aiuto e che organizza un po' tutti voi per l'ospitalità. Allora, abbiamo parlato di tutti i componenti di questo progetto, però c'è un grande protagonista che magari incontreremo dopo, che è Pasquale Bentivegna, che è colui che questo testo lo ha scritto e di cui ha anche curato la regia. È il nostro conduttore di laboratorio e questa sera porterà in scena, grazie a questi magnifici ragazzi, lo spettacolo I pupi che cambieranno il mondo. Una sola cortesia vi chiedo, poiché lo spettacolo inizia dal fondo della sala, vi chiedo la cortesia di liberare i corridoi perché servono da passaggio per gli artisti che devono arrivare sul palco. Quindi 2 minuti, liberateli in modo da facilitare il passaggio. Grazie ancora a tutti, buona visione, I pupi che cambieranno il mondo.
Siamo in un paese di un'antica culla della civiltà. La sua piazza principale si affaccia sullo splendido mare del canale di Sicilia. Sciacca, con le sue spiagge, le terme, il corallo e l'ottimo pesce, fa sì che gli abitanti, saccenti si chiamano, ma amano definirsi sciacchitani, si pregiano di abitare in una delle città più belle dell'intera isola. Accanto alla piazza principale c'è la piazza Mariano Rossi, che ospita l'omonimo teatro Politeama. C'era una volta, così cominciano le fiabe, ma questa che vi racconto, vi assicuro, è una storia vera. Siamo nel 1950, un anno prima che il teatro Politeama fosse distrutto per colpa di una guerra fratricida tra gli eredi dei Perollo e De Luna. È la storia di un bambino che vide i pupi siciliani per la prima volta e se ne innamorò. Salvatore si chiamava, ma tutti lo conoscevano come Turiduzzo. Turiduzzo amava il mare e voleva stare sempre in spiaggia a correre e giocare, inseguendo i pesciolini che riuscivano ad entrare dentro le pozzanghere che le onde con la loro spinta creavano. Salvatore, con la sua piccola mano, cercava di afferrare i pesciolini, ma questi scappavano da ogni lato e poi si rifugiavano in mare. Allora Pasquale, il fratello più grande, un giorno, per farlo contento, costruì una barchetta, la mise in una boccia di vetro piena d'acqua di mare e la regalò a Salvatore, il quale, guardando dentro la boccia, rimaneva sempre più affascinato, pensando che prima o poi sarebbe partito con la sua barchetta alla scoperta di mondi sconosciuti. Un giorno Turiduzzo, mentre percorreva un tratto di strada, arrivando vicino alla porta di casa, incontrò un signore il quale: «È arrivato il teatro dei pupi! Li stanno scaricando da un carretto! Li stanno portando dentro al teatro Rossi! C'è già appeso il cartellone e domenica ci sarà lo spettacolo!» Allora Turiduzzo, non capendo cosa fosse, ma preso dalla sua grande curiosità, corse a vedere. E davanti al teatro si trovò una moltitudine di palatini, saraceni, mori, cavalli, serpenti e draghi, pronti per essere portati dentro al teatro. Tornando a casa, Turiduzzo continuò a pensare ai pupi e ai draghi e realizzò che sicuramente un giorno, nel suo viaggio, ne avrebbe incontrati tanti. Pasquale, Pasquale! Ho visto i burattini, ma sono belli, sono bellissime. Cosa si fa con loro? Raccontano una storia antica, rappresentano un'opera. L'opera? Che cos'è l'opera? Dai, dimmelo. Sai che facciamo? Se papà ci darà il permesso e ti comporterai bene, ti porterò io a vedere lo spettacolo dei pupi. I pupi? E che sono questi pupi? Chi sono questi pupi? C'è Carlo Magno con i paladini di Francia, Orlando che è vestito di rosso, Rinaldo con i baffetti e il pizzetto biondo, poi c'è Oliviero, Colaccio e tanti altri personaggi. E che fanno? Dai, alzati che te lo faccio vedere. Combattono contro gli invasori. Io una volta ho visto Orlando che combatteva contro una moltitudine di mori e con colpi decisi e ben assestati li uccideva uno per uno. Orlando e Rinaldo sono tutti e due innamorati della bella Angelica e duellano per avere il suo amore. No, no, non ci vuole andare. Hai forse paura? Sì, ho paura dei mori. No, vieni qua. Pasquale, perché piange? Niente. Turiduzzo, che succede? Hai paura dei pupi? No, non devi avere paura, non piangere più. Ma dimmi, qual è il pupo che ti piace di più? Orlando. E perché? Perché Pasquale mi ha detto che è più bello, più coraggioso, più bravo spadaccino. Le sa combattere contro i mori. E le uccide tutte. E chi sono i mori? Mamma, sono persone che hanno la faccia nera e sono malvagi. Tranquillo, Turiduzzo, è solo una favola. Non devi avere paura delle persone solo perché sono diverse da te. Bussano! Turiduzzo, saranno i tuoi amici. Ragazzi, venite, entrate. Ciao, ciao, ciao.
Ciao. Su, accomodatevi. Ciao. Turiduzzo, ci racconti questa storia? Dai, sedetevi. Turiduzzo non sta nella pelle ed entusiasta racconta tutto quello che quel giorno gli era successo. Che davanti al teatro Mariano Rossi aveva visto i pupi, che si chiamavano Carlo Magno, Rinaldo, Orlando, Angelica. E che il suo preferito era proprio Orlando, detto il Furioso, perché combatteva contro i Mori, un popolo malvagio, fatto di gente di colore che voleva conquistare la Sicilia. E lui, coraggiosissimo, li combatteva e li uccideva tutti, salvando così il suo popolo. Turiduzzo racconta che un giorno anche lui sarebbe diventato un pupo, proprio come Orlando, e che come il suo eroe avrebbe combattuto contro i malvagi. In realtà sti pupi Turiduzzo ancora non li aveva visti all'opera, ma li sognava continuamente. Ciao ragazzi! Ciao Pasquale! Ciao Pasquale, ci racconti la storia dei pupi? Dai! Dai, dai! Va bene, dai, state tranquilli che vi racconto la favolosa storia dei pupi siciliani. C'era una volta, tanti e tanti anni fa, il popolo dei Mori. Questo popolo viveva in pace in una terra bellissima ma lontanissima, ricca di alberi, di arance, di frutti succosi e dorati. I loro giardini, colorati da rarissimi fiori, erano ricchi di canali che trasportavano acque purissime che sgorgavano da freschi ruscelli. Questo popolo, dalla pelle scura e dalle nobili tradizioni, fin dalla notte dei tempi, viveva in pace. Ma un giorno tutto questo finì. Arrivarono gli invasori, che prima conquistarono le loro città e poi li ridussero in schiavitù. Così i Mori, popolo gentile dalle tradizioni pacifiche, divennero schiavi e mendicanti. Più il tempo passava, più le cose peggioravano.
Così alcuni di loro, più coraggiosi, decisero di fuggire dalla tirannia alla ricerca di terre pacifiche che li avrebbero potuti ospitare, dove avrebbero potuto vivere in pace. Così alcuni di loro prima rubarono quello che riuscirono a trovare, spade, armature, e poi fuggirono. Attraversarono a piedi terre incolte e deserti. Patirono di giorno il caldo e di notte il freddo, fino a quando arrivarono davanti alle coste di un grande mare, Mare Nostrum, e con delle barchette di fortuna decisero di attraversarlo. Furono giorni durissimi, senza né acqua né cibo. Incontrarono tempeste che fecero affondare insieme alle barche molti uomini. Oltre alle tempeste, ci furono giorni senza vento, che non permetterono loro né di andare avanti né tornare indietro. Così, dopo mesi e mesi di navigazione, finalmente toccarono terra. Sì, arrivarono in una terra bellissima. Sembrava proprio come quella che avevano lasciato. Erano le coste della nostra isola, la Sicilia. Ma il popolo siciliano, che non aveva mai visto gli uomini dalla pelle scura, inviò le sue truppe a combatterli. Così si armarono contro gli invasori. Fu una battaglia senza esclusioni di colpi. I pupi siciliani raccontano appunto questa storia. Voi non vi stupite più di vizi osceni e di virtù. Se il tuo cuore ama ancora, applauditelo per ora. Se voi applaudite a piene mani i nostri pupi siciliani, guarda questi come complotta per la vostra nuova lotta. Lo so che qui è come fuori, non si è peggiori né migliori. Ehi, ma che stasera siete qua? Forse per fatalità l'opera è qui, l'opera è bella, qui regna l'odio e la follia, dovremmo tutti andare via, qui non c'è pupo per un re, qui tutti muori fanno da sé, non puoi schierarti con chi vuoi, è già deciso anche per noi, l'opera è qui, l'opera è bella, sensuale tragicamera. Nel sangue suo si spegnerà, il moro insanguina le vie, le donne accendono poesie, ma il paradiso agli occhi tuoi è già l'inferno dentro noi, l'opera è qui. Voi che dormite in armonia, sereni e dolce compagnia, qua giù la notte non perdona, ecco a voi l'opera buona. Siamo benedetti dagli dèi, abbiamo sette vite noi, ognuno qui ha la sua corona, ecco a voi l'opera buona. Lo so che qui è come fuori, non si è peggiori né migliori. Ehi, voi che stasera siete qua, forse per fatalità l'opera è qui, l'opera è bella, qui regna l'odio e la follia, dobbiamo tutti andare via, qui non c'è pupo per un re, qui tutti mori fanno da sé, non puoi schierarti con chi vuoi, è già deciso anche per noi, l'opera è qui, l'opera è bella, sensuale tragica città, nel sangue tanto fregherà, il moro insanguina le vie, le donne accendono poesie, ma il paradiso agli occhi tuoi è già l'inferno dentro noi, l'opera è
bella. Qui regna l'odio e la follia, dovremmo tutti andare via. Qui non c'è spazio per un re, qui due famiglie fan da sé. Non puoi schierarti con chi vuoi, è già deciso anche per noi. L'opera è qui, l'opera è bella. Sensuale e tragica città, nel sangue suo si spegnerà. Il cuore sanguina le vie, le donne accendono poesie. Ma il paradiso agli occhi tuoi è già l'inferno dentro noi. L'opera, l'opera, noi siamo l'opera. Uomini non sono malvagi, sono soltanto uomini soli che hanno bisogno di noi, disperati, costretti a fuggire dalla loro terra a causa di gente cattiva che li aveva fatti schiavi. E non dovete avere paura di loro solo perché sono diversi da noi. Guardiamoci, siamo solo uomini e donne che nelle nostre diversità abbiamo bisogno di sentirci esseri umani, perché io credo negli esseri umani. No, io non credo negli esseri umani, perché non hanno il coraggio di essere umani, perché la gente ti giudica soltanto perché non sa chi sei, vede solo le maschere e non vuol sapere chi davvero tu sei. Devi sempre mostrarti invincibile e collezionare sempre più trofei. Non credo negli esseri umani perché non hanno il coraggio di essere umani. Sì, io invece credo negli esseri umani, perché hanno il coraggio di essere umani. Sì, è vero, la gente ti giudica per quale immagine hai, perché vede soltanto maschere, non sa nemmeno chi sei. Devi sempre mostrarti invincibile, collezionare trofei. Ma quando sa
che piangi in silenzio e scopri davvero chi sei. Sono uno, prendi la tua mano e puoi fidarti di lei. Sono uno qualunque, uno dei tanti uguali a te. E ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà, che non è solo fatta di nostre fragilità. Ama, è così che cambierà il mondo. Cambia il mondo, ama e accendi il buio, grida la tua presenza, ama e cambia il mondo. Ama e ferma il tempo, ama dai luce al bianco. Grazie Alessandro! Senta! Bella mia! Bella mia! Microfono, ok. I pupi cambieranno il mondo. Grazie, grazie. Sul palco con me vorrei Pasquale Bentivegna.
andiamo di là, perché io piango. Allora, che mi dici? Non ho parole per la bravura. Scusate, sono emozionatissimo. Lo siamo tutti. Sono stati 2 anni bellissimi, belli veramente. Mi hanno, e non sono parole di circostanza, dato tanto. Io mi sono avvicinato a questo mondo che non conoscevo, ero assolutamente lontano, e piano piano sono entrato lentamente. Devo ringraziare gli operatori che mi hanno aperto una porticina lenta. Dopodiché, vi giuro, mi hanno dato la vita, mi hanno dato abbracci, baci, carezze, mi hanno anche leccato in una espressione d'amore eccezionale. E perché l'opera dei pupi che cambieranno il mondo? Perché lo spunto che, diciamo, appunto nasce dal fatto che, dall'amore che loro mi hanno dato e che stasera vi doniamo, è il messaggio per cambiare il mondo. E questo i nostri pupi questa sera vi hanno donato, spero, questa speranza che in questo momento ci serve. Allora, quanti sono? Quanti ne hai messi insieme? Sono circa 25. E devo ringraziare le mamme che mi hanno sopportato, sono andate in giro, hanno comprato, hanno cucito. La scenografia è stata cucita ieri sera. Eccole, arrivano. Eccole le mamme, scusa, mi posso? Aspetta, mi tolgo. Sono mamme eccezionali, veramente. Ne facciamo parlare una in rappresentanza. Ancora un'altra mamma, che fra poco la perdevamo, la mamma. Grazie a te. Non so se riuscirò a parlare. L'emozione, il cuore me lo ha già fermato. Sono stati mesi duri, molto duri, perché il tempo è stato troppo poco. Però avevamo a Pasquale. Ragazzi, a Pasquale! E che cosa vi devo dire ancora? I nostri ragazzi sono eccezionali. Pensavamo che non potevamo prendere un buco da ragno. Invece no, abbiamo cavato il meglio. La teatralità è quello che occorre. Non occorrono le parole, non occorrono. Occorre. Basta. E allora, le mamme fanno passo indietro, ridiamo di nuovo visibilità ai nostri ragazzi. E allora, mi sono scritto a chi salutare, perché ringraziare. E allora, un ringraziamento a Calogero Montalbano, che vi assicuro, sì, ci penso io, a Calogero Montalbano vi giuro che ci ha dato l'anima per far riuscire, veramente. Poi Vincenzo Graffeo, che ci ha aiutato per le scenografie, che purtroppo per problemi personali questa sera non c'è. Pippo Labisi, che ci ha aiutato a realizzare i vestiti fino all'ultimo secondo, grazie. A Giuseppe Corona, che ci ha sopportato per registrare le musiche. Al service e a Lorenzo Raso, che ha curato l'aiuto regia audio. I cantanti, dove sono? Grazie. Ad Alessandro, Antonella, Edoardo. Aurelia Lalicata, avete visto, per la danza. La direttrice di scena, che non potete capire dietro che cosa è avvenuto. Dov'è? L'abbiamo persa, Lidia Ciaccio. Sta arrivando. E infine, devo dire, grazie alle operatrici, che mi hanno non supportato, ma sopportato. E vi giuro, fino a ieri sera le mie urla le hanno sentite. Ecco, Lidia Ciaccio ed Esther, che ancora non era arrivata in scena. Calogero, vieni.
E allora, Calogero ci ha acceso il microfono, adesso Calogero ci presenterà uno per uno tutti i nostri attori. Dopodiché passeremo la parola che continuerà, non andate via, che daremo spazio a altri due momenti. Grazie. Vai, funziona. A chi presentiamo? Allora, io prima di tutte voglio ringraziare a tutti quanti, siete favolosi, grazie. Poi. Grazie. Calogero qua si addormentano, acceleriamo. Sì. Dai, e a chi presentiamo? Presentiamo il ragazzo. Allora, presento. Dai. Vincenzo. Vincenzo e Calogero. Gaetana. E Jonathan. Francesca Antonella, così. Francesca e Antonella. Marica. Maris e Giuseppe. Allora, Marica, Maris e Giuseppe. Lucia e Silvia. Lillo e Accursio. Salvatore e Gaia. Non ci vedo io. Vai. Alberto. Salvatore e Alberto. Chi c'è? Chi c'è? La nostra star, Luisa? Francesca, se l'avete capito. Luisa e Gaia. Luisa è Elide. Ed Elide, vai. Jerry. Jerry e Emanuela. Perfetto. Beatrice e Simona. Beatrice e Simona. Avanti Simona. Vai Simona, ringrazia tutti. Grazie a tutti. Un bacio. Cominciate a uscire da quel lato, ti ripasso la parola. Grazie mille, sei tutto imbrattato di rossetto. Che t'hanno fatto? Calogero, vuoi salutare ancora? Sì, ho la tocca a me. Salutiamo Calogero, un applauso a Calogero. Pasquale si era dimenticato, scusalo. No, io lo perdono fino alla fine. Oh, grazie, bravo, tu sei generoso, grazie mille. Allora, io sono contentissimo che voi siete qui con noi. E io ringrazio Pasquale Bentivegna, la regia e il testo. Grazie. Grazie Calogero per il tifo che hai accompagnato. Grazie. A Pasquale, grazie mille. Vi voglio bene a tutti. Grazie, anche noi te ne vogliamo.